Hola chicos, ora se mi avvicino si aprirà la bocca porta di Tosto. Sarebbe il boss nemmeno degli artigiani, che poi non è così tanto tosto, ve ne accorgerete. Io non me lo ricordavo. Si apre, cioè è possibile sconfiggere Tosto anche completando soltanto solo un livello del mondo degli artigiani. Invece l'ho fatti prima tutti e tre, ma comunque non ha importanza. Bene, qua ci sono dei nemici, diciamo, particolarmente difficili da distruggere, da ammazzare, che sono questi cani. Bastate fare un colpo di fiamma, usare L1 o R1 per andare un po' più lontani e fare di nuovo un colpo di fiamma, perché non si ammazzano con la carica. Invece i pastori, che vabbè, è facilissimo ammazzarli, basta un colpo di fiamma. Ok, qua non c'è più nulla, se non sbaglio, benissimo. Andiamo di qua, stando attenti che dietro il prossimo angolo c'è un cane. E faccio così. Oddio, stavo cadendo. Il primo è l'unico drago. Nastin Orc ha messo al comando del mondo dell'artigiano uno dei suoi più subdoli scagnozzi. Che venga avanti, sento già odor d'arrosto. Fa attenzione, Spiro. Questo capo ha molti assi nella manica. Assai. Vedrete, vedrete quanti ne ha. All'apparenza sembra mostruoso, ma appunto tutta apparenza. Ah, mi hai preso, bravo, bravo. Basta avvicinarci e dare un colpo di fiamma. Andare al prossimo, ci sono due cani. Fare così. Due piccioni con una fava. Di nuovo un altro colpo. Poi qua nessuna gemma, perfetto. Ultimo colpo. Era una pecora alla fine. Ok, dovremmo aver finito con questi due bauli. Uno, due. Se è vero, torniamo a casa al 100%. E infatti, al prossimo appuntamento con Spiro 1. Ciao a tutti!